Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi do alcuni consigli gratuiti su Venezia. Come sapete, Venezia non è decisamente famosa per essere una meta low budget, ma ci sono alcune attività gratuite o, come vedremo in fondo al video, decisamente low cost che vi permetteranno di godere appieno della città, ma che vi permetteranno magari anche di scoprire qualche piccola chicca che non è presa d'assalto dal turismo, quello tra virgolette di massa. Mi raccomando ragazzi di guardarlo fino alla fine questo video perché se avete qualche consiglio aggiuntivo, gratuito o comunque low cost, potete lasciarmelo in un commento qui sotto in modo tale da rendere il video più completo possibile. Partiamo quindi con il primo consiglio gratuito che è la Basilica di San Marco. In pochi sanno infatti che l'ingresso alla Basilica di San Marco è completamente gratuito. In periodi di alta stagione però il rischio è quello di farsi molte ore di fila appunto per entrare. Ecco perché c'è un praticissimo biglietto saltafila che potete prendere online a comunque pochi euro. Fate però attenzione perché nel momento in cui io sto registrando e poi vedrete questo video, la basilica è in fase di restauro barra ristrutturazione, quindi non è visitabile all'interno. Per cui date un'occhiata online se è visitabile ed è riaperto. Secondo consiglio è il Fondaco dei Tedeschi, si tratta di un centro commerciale di lusso. Ma alla sua sommità avrete la possibilità di accedere ad una terrazza completamente gratuita che vi permetterà di avere una vista a 360 gradi sui tetti di Venezia. Peraltro siete a due passi letteralmente dal Ponte di Rialto, quindi avete anche una fantastica visuale sul Canal Grande. L'unico, tra virgolette, problema è che dovete comunque prenotarla questa visita, gli ingressi sono contingentati e avete circa un quarto d'ora a disposizione in terrazza. Il consiglio a cui vi do è quello di prenotare online in modo da sapere già a inizio giornata quando avete la visita, in modo da organizzarvi meglio per quanto riguarda appunto la visita della città. Terzo consiglio, la libreria Acqualta, considerata comunque tra le più belle al mondo, è assolutamente molto caratteristica, completamente piena di libri stipati anche in gondole o vasche da bagno. Ci sono alcuni spot fotografici particolarmente famosi, come la gradinata fatta di vecchie enciclopedie, e se siete più fortunati di me potreste trovare anche qualche bel gattone da accarezzare. Come quarto consiglio, vi consiglio ben due ponti da visitare che sono un pochino più sconosciuti. Sono il Ponte delle Guglie, che penso sia l'unico con appunto delle guglie sul parapetto. Il secondo invece è il Ponte del Chiodo, la cui unicità consiste nel fatto di non averlo proprio il parapetto. Anche qui potete fare qualche bella foto un pochino più adrenalinica, se vogliamo dire. Quinto consiglio è Calle Varisco, che con i suoi 53 centimetri è la più stretta a Venezia. Oltre ad avere questo piccolo primato, è anche avvolta da un piccolo mistero. Infatti, secondo la leggenda, se questa calle venisse percorsa da un assassino, i muri si stringerebbero fino ad ucciderlo. Sesto consiglio, l'isola di San Giorgio si trova veramente a pochi minuti di vaporetto da Piazza San Marco e potrete godere di una visuale un po' più alternativa appunto della piazza. Quello che vi consiglio io però è quello di spendere qualche euro per salire sul campanile della chiesa e di godervi appunto una vista a 360 gradi assolutamente impagabile su tutta la laguna di Venezia. Settimo consiglio è la chiesa di San Zaccaria, ha un'architettura davvero particolare, l'interno è davvero notevole, ma quello che la distingue da tutte le altre chiese veneziane è la cripta allagata. Consiglio numero 8, il ghetto vecchio. Non vi costerà nulla infatti farvi un giro per le calli che appunto costituiscono questo antico ghetto che pensate è stato fondato nel XVI secolo. Ed è stato anche uno dei primi posti al mondo a segregare forzatamente le persone in base a una distinzione religiosa. Consiglio numero 9, lo Squero di San Trovaso. Tutte le gondole a Venezia vengono costruite o riparate in uno dei tre squeri che sono ancora in attività. Il più antico e famoso però è lo Squero di San Trovaso. Purtroppo non è aperto al pubblico e quindi non potrete visitarlo, ma giusto di fronte c'è un piccolo bar in cui potete farvi un cicchetto. Se non sapete che cos'è, dovrete guardare il prossimo video per forza. E
e appunto guardare gli artigiani al lavoro. Consiglio numero 10, le maschere veneziane di Camacana. Camacana infatti è un laboratorio artigianale che appunto produce maschere. E pensate, è talmente importante l'aver prodotto maschere per film piuttosto famosi come Eyes Wide Shut e 50 sfumature di nero. Quindi se siete appassionati, appunto una visita al loro negozio non vi costa nulla. Se volete, hanno anche dei laboratori in cui voi potete decorare appunto la vostra maschera. Con il consiglio numero 11 ci allontaniamo un pochino dal centro di Venezia e andiamo a Burano. Non vi costerà infatti nulla passeggiare tra le casette colorate di una delle isolette più caratteristiche di Venezia e non vi costerà nemmeno nulla dare un'occhiata all'artigianato locale con la lavorazione dei tipici merletti di Burano. Consiglio numero 12, ormai ci sono in tutte le città i free walking tour. Potete infatti prendere parte ai numerosi tour gratuiti che vengono proposti a Venezia in base appunto alle vostre esigenze. Ormai l'ho messo per ultimo perché ormai ci sono praticamente in tutte le città e non è decisamente una novità. Consiglio numero 13, se volete farvi un giro in gondola ma volete spendere decisamente meno rispetto agli 80-100 euro che propongono i gondolieri tradizionali, potete prendere una gondola traghetto, decisamente più economica, non è gratuita purtroppo, però appunto potrete togliervi lo sfizio di dire che siete stati in gondola sui canali veneziani. Consiglio numero 14, come in ogni città d'arte che si rispetti, i musei a Venezia sono gratuiti in determinate giornate. Dovrebbe essere ogni prima domenica del mese, ma il consiglio appunto è sempre quello di andare a controllare i vari siti in maniera tale da essere sempre aggiornati su quelle che sono eventuali anche offerte che possono proporre. Consiglio numero 15, purtroppo vale soltanto per i veneziani e gli studenti di UAV e Ca' Foscari, ma se appartenete a queste categorie sappiate che il mercoledì potrete visitare gratuitamente Palazzo Grassi e Punta della Dogana. Bene ragazzi, spero che questo video l'abbiate trovato interessante, che possa aiutarvi a vivere Venezia in maniera un pochino più low cost. Nel caso lasciate un bel like e mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, magari attivando anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video e per rimanere sempre aggiornati appunto sugli ultimi caricamenti. Se avete qualche altro consiglio gratuito o comunque low cost su Venezia, lasciatelo in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!